Si leva chiarezza, un intervento per, e una preoccupazione, quella della mozione sulla pesca sportiva che rischia di perdere Nasse e Palamiti, due strumenti che sono un po' storici nel territorio della Liguria. Rischia di azzerare la storia di tutta quella pesca dilettantistica della nostra regione, che non è solo la nostra cultura, immaginiamo che ci sono migliaia di liguri che la praticano, ma è anche uno strumento turistico, uno strumento anche economico. La cosa strana è che questo paese in questo momento stia facendo leggi a livello nazionale che non tengono per nulla conto dei territori. Sembra che le persone che oggi sono a Roma non abbiano vissuto in un territorio, non provengano da una piccola realtà. Fanno norme che calate poi sul territorio fanno dei danni. Noi con questo ordine del giorno impegniamo la Giunta ad andare in controtendenza. In questo, come su mille altre cose, sul comparto demaniale marittimo abbiamo visto dalla perdita di proprietà di una parte del nostro mare ceduta alla Francia con un accordo internazionale senza tener conto delle esigenze anche dei nostri pescatori, all'accettare una serie di norme europee che oggi stanno danneggiando pesantemente anche il pescatore professionista. Il nostro mare è ricco di tonni, non può pescare tonni. C'era un post oggi su Facebook bellissimo che l'unico tonno che ci è rimasto da vedere in Liguria è quello della pubblicità che fa Gassman, però è un po' poco.